Sì, abbiamo ottenuto un grosso risultato, il merito è sempre di tutti, grazie a tutti, grazie a voi, grazie ai tifosi, grazie ai ragazzi, all'allenatore e alla società, perché veramente abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Recuperare 10 punti, te l'ho detto 100.000 volte, non era facile, solo l'Avellino poteva fare una cosa del genere, quindi veramente un grazie a tutti. E poi creare questo entusiasmo attorno a questa squadra è quello che volevamo, dopo la brutta parentesi che abbiamo subito a agosto si cercava di creare un po' di entusiasmo, grazie alla vittoria siamo riusciti a creare l'entusiasmo, che era importante vincere il campionato. Poi l'abbiamo coronata l'altro ieri con la vincita dello scudetto all'Elo Nazionale, è una grossa soddisfazione, penso, da parte di tutti. Non ho sottovalutato lo scudetto, perché era qualcosa per dimostrare che eravamo i più forti d'Italia, no? A livello dilettantistico, però eravamo i più forti d'Italia. Ora si pensa al futuro, che tipo di campionato dovrà disputare l'Avellino? Ma l'Avellino deve... Questa è una piazza importante, Massimo, voi tutti lo sapete, è una piazza importantissima. Io dico a De Cesare, sì, bisogna programmare, però non possiamo, io penso che dobbiamo fare qualcosa di importante per portare ancora di più la gente allo stadio. Poi la gente si deve riavvicinare. Io ho detto 100.000 volte anche a voi, grazie alla Curva Sud, grazie a questi ragazzi, nei momenti di difficoltà si sono stretti attorno a questa squadra, a questa maglia, ma anche grazie a voi perché avete fatto dei grossi sacrifici. I viaggi lo sapete tutti come sono stati in Sardegna, è inutile che adesso riparliamo di nuovo di quello che abbiamo, di quelle esperienze che abbiamo fatto durante queste trasferte. E i ragazzi hanno dimostrato un attaccamento morboso a questa terra. Io dico un pochettino a tutti gli irpini, in particolare alla provincia, di legarsi ancora di più a questa maglia, di lasciare perdere le altre squadre, Juve, Milan. Noi dobbiamo tifare tutti per l'Avellino, questa è l'Avellino, è la nostra città, è la nostra terra, quindi tutti insieme dobbiamo cercare di spingere l'Avellino quanto più alto possibile. Io dico a De Cesare di guardarsi attorno, io lo ringrazio per quello che ha fatto, ma adesso la Serie C è un campionato diverso, in Serie C bisogna, l'Avellino deve essere protagonista. In poche parole, non possiamo aspettare ancora, bisogna essere protagonisti, bisogna cominciare già dal prossimo anno con idee molto chiare. Idee molto chiare, soprattutto anche una risposta importante dalla tifoseria con la campagna abbonamenti, perché se da un lato si vuole un Avellino protagonista, dall'altro lato bisogna anche dare un segnale sotto il profilo della campagna abbonamenti. Sono d'accordo con te, io infatti voglio dire anche pubblicamente di aprire subito la campagna abbonamenti, fra 15 giorni bisogna aprire la campagna, perché i tifosi devono capire, la società deve capire che noi ci stiamo e quindi noi dobbiamo dare la nostra risposta, anche il nostro contributo che è minimo lo dobbiamo dare, dobbiamo far capire la nostra forza, quindi se il dottor De Cesare vuole aprire la campagna abbonamenti, bene lo faccia, perché anche questo popolo, questi tifosi devono dimostrare il loro affetto e il loro attaccamento a questa maglia, a questa squadra e a questa società.